Una fiaccolata in ricordo di Alessandra, la ragazza uccisa a coltellate dall'ex compagno, disposta per domani l'autopsia. Esce di casa e non dà più notizie di sé, ritrovato dai carabinieri l'anziano scomparso venerdì mattina. Aggressione su un mezzo TC, i sindacati chiedono maggiori controlli nelle zone critiche del trasporto pubblico. Covid, scendono i ricoveri in provincia, ma il virus miete un'altra vittima. Festa di Sant'Antonio a Gaggio, la 3 giorni di devozione, una raccolta fondi per le attività benefiche dei francescani. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra informazione che apriamo con la notizia con cui abbiamo appreso che si svolgerà domani l'autopsia sul corpo di Alessandra Piga, la mamma di 25 anni ammazzata a coltellate 2 giorni fa in una villetta nella periferia di Castelnuovo Magra. Yassin Erum, 29 anni, ex compagno, si trova tuttora piantonato in ospedale. L'uomo sarebbe accusato tra l'altro di omicidio volontario aggravato. Secondo quanto appreso, la ragazza è stata massacrata con almeno 10 coltellate inferte con un coltello di grandi dimensioni. La ferita mortale è stata inferta alla gola. Alessandra avrebbe tentato di difendersi, come testimoniano le ferite alle braccia, e avrebbe cercato di scappare. Le tracce di sangue infatti sono state trovate sparse in alcune stanze della villetta, ma non ha avuto scampo. Domani sera alle 21 a Castelnuovo Magra si terrà una fiaccolata in memoria di Alessandra, promossa dall'associazione Vittoria. Su questo Jacopo Cidale ha intervistato il sindaco di Castelnuovo, Daniele Montebello. Sindaco, sabato un fatto che ha sconvolto l'intera cittadinanza. Ma purtroppo sì, e devo anche dire che è la terza volta che capita negli ultimi anni qua a Castelnuovo. Fatti molto diversi, assolutamente slegati fra loro, ma diciamo, noi non ci abituiamo all'uso della violenza e anzi l'appello che ho lanciato questa mattina e a cercare di, come dire, ritrovare un po' i nostri valori tradizionali, che sono quelli, come dire, del rispetto, del dialogo e del rifiuto totale di ogni forma di violenza, di abuso, di ogni forma di uso della violenza, da quella verbale a quella fisica. Ecco. Intraprenderà qualche iniziativa al Comune? Allora, domani sera c'è una fiaccolata organizzata dall'Associazione Vittoria e quindi sicuramente una buona parte della comunità parteciperà a questa iniziativa. Questa mattina ho telefonato alla mia collega sindaco di Mara Caragonis, che è il paese sardo di origine della ragazza rimasta uccisa. Ho fatto questa telefonata per portare, come dire, la vicinanza della comunità di Castelnuovo alla comunità sarda e tra l'altro abbiamo concordato che appunto domani sera ci saranno quindi 2 iniziative, una in Sardegna e una a Castelnuovo Magra, in ricordo di Alessandra, la ragazza vittima di... Veniamo alla cronaca, scontro tra un'auto e una moto, 2 i feriti sabato pomeriggio nella località Ponte di Arcola, sul posto un'automedica e 2 ambulanze di Arcola e Vezzano Ligure, un paziente ha riportato trauma cranico conmotivo, trauma al bacino e agli arti inferiori ed è stato trasportato alla shock room dell'ospedale Sant'Andrea alla Spezia, mentre l'altro ha riportato policontusioni diffuse e sospetta frattura a un arto inferiore. Altro incidente motociclistico, sabato pomeriggio lungo la litoranea delle Cinque Terre tra Rio Maggiore e Corniglia, il paziente caduto dalla moto ha riportato trauma cranico conmotivo e contusioni multiple agli arti superiori e inferiori ed è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso della Spezia. Sul posto automedica e ambulanza della Croce Rossa Spezzina. Soccorse 2 unità da diporto e un pescatore subacqueo presunto disperso ieri pomeriggio a seguito di una richiesta di soccorso di un piccolo natante che imbarcava acqua con 4 persone a bordo. Giunta sul posto, la Guardia Costiera ha fornito assistenza all'imbarcazione fino al porticciolo di Porto Venere. Successivamente è stato ritrovato e sanzionato per 2.064 euro per pesca subacquea non consentita il pescatore subacqueo dato per disperso. Infine, nella serata di ieri, con un altro natante con 7 persone a bordo ha richiesto aiuto per un guasto all'impianto. La Guardia Costiera
sul posto ha prestato soccorso all'imbarcazione fino al porticciolo di Porto Venere. Si allontana da casa e non dà più notizie di sé, ritrovato nel pomeriggio in stato confusionale. Venerdì, a seguito di una denuncia di scomparsa da parte della figlia, dopo aver visionato le telecamere di videosorveglianza, l'autovettura dell'uomo è stata ritrovata parcheggiata in un bosco dai carabinieri di Porto Venere. L'anziano si trovava a pochi metri di distanza, in stato confusionale, ma in buone condizioni di salute. Portato all'ospedale della Spezia per accertamenti, la famiglia è stata informata dopo il ritrovamento. Nelle ultime 24 ore nessun nuovo positivo nello Spezzino. Scendono i ricoveri in ospedale a quota 11, uno in meno di ieri, di cui due in terapia intensiva. Vi è però una nuova vittima, un uomo di 78 anni deceduto ieri al San Bartolomeo di Sarzana. Attualmente positivi 242 con 113 sorveglianze attive. Per il resto della Liguria 5 nuovi positivi su 1485 tamponi molecolari effettuati e 482 antigenici, nessun'altra vittima. Prosegue intanto la campagna vaccinale, in ASL 5 152.820 dosi somministrate, con un dato regionale che arriva a 1.136.411. La regione ha somministrato il 94% delle dosi ricevute dalla struttura nazionale e hanno completato il ciclo in ASL 5 49.017 persone, in tutta la Liguria 390.000 773. I minorenni che devono ancora vaccinarsi dovranno essere necessariamente accompagnati dai genitori per il consenso informato alla vaccinazione. In caso uno dei genitori fosse impossibilitato ad accompagnare il minore, la dichiarazione di consenso sarà firmata solo dal genitore presente, che dovrà produrre delega scritta, datata e firmata dal genitore assente, copia dal documento di identità. In caso di unico genitore o altro soggetto titolare della potestà genitoriale, sarà questi a firmare il consenso informato. I genitori devono portare il proprio documento di identità e quello del minore, la tessera sanitaria del minore. In mancanza dei documenti non si potrà procedere alla vaccinazione. Sabato scorso alle 19.30 a Porto Venere un uomo si è scagliato contro un mezzo di linea ATC danneggiandolo in più punti, un'aggressione gratuita visto il suo intento di salire sul mezzo fuori fermata. I sindacati chiedono più controlli nelle zone critiche del trasporto pubblico e che siano utilizzati tutti i mezzi che l'azienda ha a disposizione. Vimal Carlo Gabbiani e Raffaele Maurella. Con l'arrivo dell'estate e del caldo, tante persone quotidianamente si spostano dalla città verso il mare, verso le località più belle del nostro golfo. Tutto questo afflusso di persone però può causare dei problemi di assembramenti e anche di sicurezza per gli autobus e per gli autisti in particolare. Assolutamente sì, già negli anni scorsi abbiamo avuto dei problemi su queste cose e addirittura come azienda e come sindacati avevamo organizzato di comune accordo degli incarrozzamenti, li chiamavamo, cioè mettevamo nelle fermate più critiche, diciamo, personale nostro e di vigilanza privata che gestisce gli ingressi sugli autobus di queste persone. Ecco, al momento non è ripartito e crederemo che dopo la situazione che è successa sabato si ripartisse anche su questa cosa. Un grande afflusso di persone, quasi un assalto alla diligenza dei mezzi pubblici, è una situazione aggravata anche dalle norme di distanziamento che ancora permangono all'interno dei mezzi pubblici. Certamente, a oggi la Regione Liguria ha portato all'80%, prima eravamo al 50%. All'80% del carico massimo di mezzi, ma è sempre poco perché se calcoliamo che a Porto Venere nelle ore di punta arrivano, abbiamo una città intera e anche a Lerici che si riversa, capite bene che arriviamo a delle fermate in cui ci abbiamo 50, 60, anche oltre 100 persone che ci attendono e l'autobus è l'unica via di ritorno verso la città e questo crea grosse difficoltà da gestire assolutamente. In questa situazione voi evidenziate un paradosso, gli autobus a metano, il fiore all'occhiello dell'azienda, quest'estate probabilmente rimarranno parcheggiati, non sono utilizzabili questa stagione. Allora, qua noi abbiamo chiesto chiaramente all'azienda con una lettera perché vogliamo capire realmente com'è la situazione. Sembrerebbe che appunto il contratto di acquisto di questi mezzi ne
delimiti l'uso a un tot numero di chilometri che non è sufficiente. Quindi vorremmo che l'azienda rispondesse a noi, ai lavoratori e anche alla cittadinanza per chiarire questa situazione, perché avendo dei mezzi nuovi, confortevoli, sia per i lavoratori che per l'utenza sarebbe un assurdo non utilizzarli. E quindi stiamo tentando una risposta dall'azienda. Ecco. Si sono conclusi ieri al Santuario di Gaggiola con la celebrazione della Santa Messa da parte del Vescovo Monsignor Luigi Ernesto Palletti, 3 giorni di festa dedicati a Sant'Antonio, 3 giorni di devozione particolare e un'importante occasione di raccolta fondi per le svariate attività benefiche svolte dalla comunità francescana. Raffaele Maulella e Davide Morina. E quella sapienza che scende nel nostro cuore è la sapienza che è scesa nel cuore di Sant'Antonio di Padova, rendendolo luce, luce alla luce dei suoi, luce vicino ad ogni fratello, ad ogni sorella, luce anche nel suo insegnamento sapienziale e di conseguenza nella sua capacità di comunicare il Vangelo. Sappiamo che Francesco stesso chiamerà Antonio mio vescovo. Quasi a dire il Signore ti ha donato il dono di una parola efficace e te lo ha donato all'interno di una vita che si ispira all'umiltà evangelica. E quella sapienza dunque diventa non solo capace di comunicare, ma anche di una comunicazione che veramente fa gustare il Vangelo che viene annunziato. È una sapienza che coinvolge, è una sapienza che ama e di conseguenza conduce a colui che dell'amore è l'origine, Dio stesso. Ma proprio questa sapienza, abbiamo sentito nella seconda lettura, costituisce servizi vari nella Chiesa, ministeri, carismi, ovvero fa sì che la Chiesa sia un popolo di Dio ben organizzato, un popolo di Dio con varie membra, un popolo di Dio che si esprime in molteplici gesti e sa parlare molteplici lingue. È il dono della Pentecoste. Quella Chiesa che nasce nel battesimo, che non è frutto di una adesione associativa, ma nasce da una generazione vitale, perché nel battesimo non siamo associati, ma generati. Diventiamo membra vive dell'unica Chiesa, partecipiamo di quella vita del Signore risorto, Lui che è capo di questo popolo nuovo, e vi partecipiamo ognuno secondo il dono ricevuto. E allora è bello pensare Sant'Antonio come un grande dono di Dio, un dono di cui la Chiesa ha avuto e ha bisogno. Un servizio di pronta assistenza per bagnanti e cittadini in difficoltà. Si rinnova l'accordo tra Prefettura della Spezia, Comune di Lerici, Vigili del Fuoco e Guardia Costiera in vista dell'estate ormai alle porte. Jacopo Cidale con le immagini di Raffaele Maulella. Un importante protocollo firmato con Prefettura e Vigili del Fuoco. Sì, un protocollo che si ripete perché non è il primo anno, ma è già da qualche anno che il Comune di Lerici, d'accordo con i Vigili del Fuoco della Spezia, organizza un servizio di intervento rapido, cioè una presenza sul territorio quotidiana per 7 ore al giorno per l'estate, e questa garantisce quindi la possibilità di interventi immediati in caso di necessità sul mare, perché sono agenti vigili del fuoco dotati di moto d'acqua, e però anche un presidio sul territorio che comunque dà una funzione dissuasiva rispetto a chi abbia intenzioni magari d'estate di alzare un po' il calore della giornata, e quindi l'aiuto è un aiuto importante. Ringrazio i Vigili del Fuoco per questa loro disponibilità. Anche quest'anno, per il terzo anno consecutivo, rinnoviamo questa convenzione con il Comune di Lerici. Grazie ancora
al coordinamento di Sua Eccellenza il Signor Prefetto. E la presenza dei Vigili del Fuoco a Lerici ormai sta diventando una tradizione e un elemento importante. Noi siamo presenti con due unità specialisti, soccorritori acquatici, dotati di moto d'acqua e di mezzi leggeri, gommoni, per un primo immediato intervento di soccorso in mare. Tutto questo in coordinamento, sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto, con la quale abbiamo ottima sinergia operativa. Quindi anche quest'anno avremo questa possibilità di dare sicurezza alla cittadinanza di Lerici, di Sant'Erenzo e a tutti i turisti del nostro territorio. La prefettura fa un po' di regia, possiamo dire, per quanto riguarda questo importante servizio? Sì, ovviamente il compito del prefetto è quello di coordinare e di facilitare le intese tra lo Stato e le autonomie locali in base al principio di leale collaborazione. Al di là del quadro istituzionale, per me è un vero piacere quando le diverse istituzioni sul campo lavorano in forma sinergica e per la maggior sicurezza di tutta la collettività. Disagi lungo la Napoleonica a causa di un cantiere per la rete fognaria di Acamacco S.P.A. nei giorni feriali dalle 7 alle 19. La regolamentazione della circolazione a senso unico alternato per una lunghezza non superiore a 50 metri nei festivi e prefestivi è previsto il ripristino della circolazione a doppio senso sull'intera tratta, che manterrà la qualificazione e il segnalamento di cantiere nel rispetto delle condizioni di sicurezza e transitabilità. Sarà comunque sempre garantito il transito ai mezzi di emergenza e pronto intervento. Al via la sperimentazione, dopo la delibera della Giunta Peracchini, al progetto di flessibilità oraria da realizzare in un asilo comunale che preveda un prolungamento pomeridiano del servizio articolato fino alle 19 in favore delle famiglie che per motivi di lavoro hanno necessità di usufruire di un'uscita posticipata da realizzarsi entro l'anno scolastico 2021-2022. Approvato dal Comune della Spezia, il progetto esecutivo per la realizzazione della Pump Track, ossia una pista di mountain bike che troverà sede a Pegazzano, nell'ex campo di calcio a 7 del Colombaio. Il progetto, dal costo complessivo di 200.000 euro, prevede che l'area sia convertita in due piste ad anello, una Pump Track Pro per adulti e una Kids, entrambe con fondo in asfalto per garantire una maggior stabilità rispetto a quella naturale, una minima spesa di manutenzione e la possibilità di coniugare diverse discipline dalla BMX e mountain bike allo skateboard e pattinaggio. Organizzata da Confcommercio La Spezia, una raccolta fondi per Sara Funaro, figlia del funzionario di Confcommercio Mario Funaro, scomparsa prematuramente lo scorso 2 giugno a soli 37 anni. L'intero ricavato sarà devoluto in favore di associazioni sul territorio interessate, dedicate ai bambini e agli animali, proprio come avrebbe voluto Sara, che amava particolarmente i bambini e i cani. Chiunque volesse partecipare alla raccolta potrà farlo attraverso un bonifico intestato a Confcommercio Imprese per l'Italia La Spezia o portando il contributo direttamente in Confcommercio in via Fontevivo 19F. Il Comune della Spezia ha emesso un avviso pubblico di manifestazione di interesse per la ricerca di sponsor per gli eventi dell'estate spezzina 2021. Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail a teatrocivico.amministrazione@comune.sp.it. La Mille Miglia, gara di autovetture storiche più famosa al mondo, torna ad attraversare Sarzana valorizzando scorci e vie del centro storico, dove nel rispetto delle disposizioni per il contenimento della pandemia non aveva potuto transitare lo scorso anno. L'appuntamento è mercoledì 16 giugno, seguendo il tracciato da Brescia a Roma e ritorno, l'edizione 2021 attraverserà Sarzana per proseguire poi alla volta di Roma, da dove risalirà verso nord con il tradizionale arrivo a Brescia il 19 giugno. Il passaggio lungo le vie del centro storico è previsto dalle 18.50 intorno alle 19 con il cosiddetto controllo timbro per equipaggi e veicoli. Presentato in prima mondiale a Genova il film d'animazione Luca, prodotto da Pixar e distribuito da Walt Disney, che uscirà su Disney Plus il 18 giugno. Il primo lungometraggio del regista Enrico Casarosa, già candidato al premio Oscar per il corto La Luna. I dettagli nel servizio di Carolina Cardetti. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai?
La dedica è a tutti i Liguri naturalmente, ma quella speciale per Alberto, il mio migliore amico. È stato bellissimo rivederlo, ci siamo ritrovati subito. Questo film parla degli amici, quelli importanti che ci fanno credere in noi stessi e ci aiutano ad andare a cercare i nostri sogni. Ha voluto presentarlo così il regista italo-americano Enrico Casarosa in prima mondiale a Genova, il suo primo lungometraggio Luca, il film d'animazione prodotto da Pixar e distribuito da Walt Disney, che uscirà il 18 giugno su Disney Plus. È una storia sull'amicizia tra due ragazzi ambientato lungo le spettacolari scogliere dove sorgono i borghi delle Cinque Terre. Meta di milioni di turisti, soprattutto dagli USA, i Carugi e i Porticcioli Liguri ospitano le avventure di Luca e Andrea, che tra un'avventura e l'altra cercano di nascondere un segreto incredibile. Sono due piccoli mostri marini che uscendo dal mare si trasformano in umani e a contatto con l'acqua tornano creature marine. Questo film è una lettera d'amore alla mia terra d'origine, alle mie radici. Noi Liguri abbiamo il mare dentro, sempre. Con Luca volevo esaltarlo e farlo vedere al mondo, con tanti dettagli, come la musica di Edoardo Bennato, legati alla mia infanzia. Alla presentazione erano presenti i doppiatori italiani del film Orietta Berti, Marina Massironi, Saverio Raimondo. Mi sono divertita moltissimo a doppiare Concetta Aragosta. Il film è bellissimo. Faccio i complimenti ai bambini che hanno doppiato questa opera in italiano. Sono stati bravissimi. Orietta Alberti ha spiegato così la sua partecipazione al film d'animazione Luca. Le persone possono sembrare diverse dentro, ma in fondo sono uguali a noi, conclude Orietta Alberti. Credo sia importante per noi amare. Non siamo fatti per odiare. Questo bisogna metterlo in testa alle persone. E la musica dei ragazzi del Conservatorio Puccini è pronta, dopo un lungo periodo di stop causato dalla pandemia, a tornare ad animare i luoghi della città. Vimal Carlo Gabbiani e Raffaele Maulella. Questi mesi sono stati una grande sofferenza per tutto il settore della cultura, in particolare per la musica dal vivo. Anche per questo settore sono giorni di ripartenza. L'estate, il bel tempo, la zona bianca fanno sì che finalmente si riparta. Sì, ora, il Conservatorio chiaramente ha avuto uno stop nella sua attività di produzione musicale e per fortuna non ha continuato ad avere uno stop nell'attività didattica, perché lì abbiamo potuto, mescolando situazioni di lezioni a distanza, soprattutto per le materie teoriche, e lezioni in presenza per gli strumenti, abbiamo potuto superare le difficoltà maggiori. Insomma, diciamo che da dicembre scorso sostanzialmente siamo operativi su tutti i fronti. Diciamo che abbiamo avuto grossi problemi per la musica d'insieme. Questa è stata la grande difficoltà, ovviamente mi riferisco al Conservatorio, ma è una difficoltà mondiale, e soprattutto per l'orchestra. Questa è la ragione per cui siamo molto contenti di aver potuto ricominciare un po' di attività pubblica, prima fatta in maniera, diciamo, quasi familiare, insomma, attraverso i saggi che abbiamo fatto in Sala Dante, grazie al fatto che il Comune ce l'abbia concessa, e ora invece in maniera un po' più ufficiale, insomma, con i concerti pubblici che andremo a fare poi già da questo weekend. Quali saranno gli eventi estivi in cui sarà protagonista il Conservatorio Puccini? Avremo un ritorno all'orchestra la sera del 19, avremo un ritorno all'attività corale nel pomeriggio del 20 e invece due situazioni più legate al jazz, una di gospel il 20 sera e una dedicata ai songs di Gaslini invece nel tardo pomeriggio del 21. E domenica pomeriggio 20, voi Tele Liguria ci fate il regalo di registrare il nostro concerto del coro del Conservatorio a Nostra Signora della Neve con i Mottetti di Bruckner per coro e gruppo di tromboni. E questa è la nostra piccola attività. Poi ancora per Piazza Brin successivamente avremo un concerto del nostro ensemble di sassofoni. Nasce il progetto Sport Inclusione Tricolore, sviluppato dalla Borgata Marinara La Spezia Centro. Obiettivo: la diffusione della pratica sportiva integrata tra giovani con uguale diversità e persone normodotate, di concerto una promozione di sport per tutti nell'ambito del territorio spezzino, regionale e nazionale. Primo appuntamento il 19 giugno
con la partecipazione alla gara nazionale che si terrà a Genova Vernazzola. Presentata la nuova collana I regionali da vivere con il primo volume Liguria in treno, una serie di pubblicazioni create da Giunti Editore e Trenitalia per la scoperta dell'Italia a bordo dei treni regionali. Primo volume dedicato alla Liguria racconta luoghi iconici come le Cinque Terre con le peculiarità e i segreti. Libro disponibile presso le oltre 200 librerie Giunti in Italia e sulla piattaforma di e-commerce Amazon. La Tarro Spezia chiude, parliamo di basket, in tre partite la contesa con l'Agliana, di nuovo battuto al Palasprint 81-64, accedendo alla fase interzonale dei playoff, dove dovrà vedersela probabilmente con qualche squadra settentrionale. Nel frattempo, a vedere i bianconeri, anche il sindaco Peracchini, che sentiamo a fine gara nel servizio di Andrea Catalani. Che le è sembrato questo Spezia che fa un ulteriore passo in avanti in questi playoff? Beh, una grande squadra, un cuore enorme, nonostante un arbitraggio che ci ha fatto soffrire, e un risultato storico per la prima volta dopo tanti anni. Lo Spezia Basket si giocherà la Serie B in una finalissima che speriamo sia all'altezza di queste partite. È un onore per la città, un orgoglio per la città, che anche in sport, altri sport oltre al calcio, riescono ad emergere. Io sono chiaramente uno sportivo, sono a fianco a tutto il movimento sportivo spezzino, stiamo cercando come amministrazione di dare vicinanza e supporto, e i risultati vedo che stanno arrivando. Quindi grazie davvero e forza Spezia. La rivedremo qui se si arriva all'atto finale? Ma io sì, sono quasi un abbonato, adesso Covid permettendo chiaramente. Amo il basket, lo vado a vedere a tutti i livelli e veramente sono contento di vedere e sopportare e tifare la nostra squadra tutte le domeniche quanto possibile. Grande soddisfazione per ASD Round Zero Gym del maestro Riccardi, che sabato a Lucca, in occasione della riunione pugilistica organizzata dalla pugilistica lucchese, ha centrato ben 4 vittorie su 5 match disputati in diverse categorie di peso. Leonardo Riccardi, categoria 64 kg, vince nettamente al terzo round per abbandono dell'avversario. Paolo Simoncini prevale sul toscano Elvis Ilaija al primo round. Terza vittoria di Luca Prato nei 75 kg, le sue ottime doti confermate contro il genovese Federico Arena, vincendo nettamente ai punti. E quarto centro a cura di Andrea Giorgi, esordiente sul ring nella categoria 81 kg. Un resoconto all'insegna della recriminazione, quello analizzato da Claudio Arzà, conclusione del rally di Alba del campionato italiano andato in scena nel fine settimana sulle strade della provincia di Cuneo, affiancato alle note da Roberto Mometti. Il pilota spezzino si è visto costretto al ritiro per un problema alla trasmissione della Citroen C3R5, una variabile che gli ha negato una decima posizione assoluta, una terza piazza nel confronto valido per la Coppa Rally di zona e un quarto posto nella Logistica 1 Rally Cup by Michelin, monomarca che il driver spezzino ha posto tra gli obiettivi stagionali. Nuovo staff medico per la prima squadra Aquilotta, parliamo di calcio. Dal 1 luglio lo Spezia avrà un nuovo responsabile sanitario nella figura del professor Vincenzo Salini, primario dell'unità di ortopedia e traumatologia dell'ospedale San Raffaele di Milano. Inoltre il club comunica che il dottor Michele Abate ricoprirà la carica di medico sociale e affiancherà il professor Salini nella gestione dell'area medica della prima squadra. Entrambi gli specialisti si avvarranno del supporto del dottor Daniele Fornino. Contestualmente lo Spezia ringrazia il dottor Paolo Gola, il dottor Stefano Gianni e il dottor Stefano Bondi per il prezioso contributo offerto nel corso della stagione appena conclusa, porgendo loro i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni professionali e non. Siamo giunti in chiusura, non prima però di aver visto come sempre le previsioni del tempo per domani a cura di Limet, centro meteo per la Liguria. Grazie per aver seguito le notizie con noi, buon proseguimento di serata, arrivederci. Una buona serata a tutti voi da parte di Limet. Liguria sempre in un contesto anticiclonico, quindi condizioni che rimangono complessivamente stabili nei prossimi giorni, seppur ancora in compagnia di qualche formazione nuvolosa. La tendenza per martedì 15 giugno. Durante la notte al primo mattino nubi costiere, anche compatte, il rapido dissolvimento nel corso della mattinata. Sereno o poco nuvoloso invece nelle zone interne. Al pomeriggio, al contrario, ampie aperture lato costa, specie lungo la riviera di Ponente, e addensamenti cumuliformi concentrati solamente nelle zone montuose,
non si escludono deboli fenomeni di instabilità nelle consuete aree soggiate. Ritorna ovunque stabile entro la serata. I venti si attendono da nord temporaneamente teso al primo mattino in zona Capomele e sull'ovest ligure al largo, altrove invece a regime di brezza. Il mare localmente mosso fino al primo mattino davanti a Capomele, poco mosso altrove. Infine le temperature che si attendono in lieve diminuzione alle massime nelle zone interne e lungo la fascia appenninica, i valori del primo mattino sulla costa compresi fra 19 e 22 gradi, le massime del giorno fra 24 e 28 gradi, nell'interno minime comprese fra 8 e 16 gradi, i valori del giorno fra 21 e 29 gradi. Per questa edizione è tutto, maggiori info meteo come sempre disponibili sul portale centrometeoligure.com e vi ricordiamo di scaricare l'applicazione gratuita Limet.